Ciao Riccardo, prego, siediti. Oh no, fermi ragazzi, no, no. Quanti siete? No, vieni solo te. Vieni solo te, vieni, vieni solo te perché c'è il Covid, non possiamo stare. Scusate ragazzi, vieni Elio. Scusate, no, se non siete tutti quanti, siete due perché c'è, non possiamo stare in troppi nello studio perché, a parte... Sì, c'è un po' di... Vai, tranquillo, tranquillo, tanto non è. Guarda, il viaggio è lungo. Tranquillo. Come state? Bene. Venuti da Bergamo, Bergamo Centro, Bergamo Alta? Ah, da due paesini in realtà fuori, Albino e Pedrengo. Che salutiamo. Per tutti quelli che guardando questa trasmissione stanno dicendo che cos'è, non mi funziona il televisore, chi sono, sono degli amici suoi, sono delle persone vere? No, sono parte di una band molto popolare di cui abbiamo fatto fare la scheda di Alessandro Gori. Sì, è la scheda di Alessandro Gori, una bella sega. Comunque, i Pinguini Tattici Nucleari nascono nel 2012. Il progetto prende forma fra i banchi di scuola e accompagna l'adolescenza di tutti i membri del gruppo, il cui nome deriva da quello di una birra artigianale superalcolica inglese. Il primo lavoro della band è l'EP Cartoni Animati. Nel 2014 arriva il primo disco, Il Re è Nudo. Ma solo col successivo diamo un calcio all'aldilà che conquistano il grande pubblico. Dopo i fastidi di gioventù brucata e fuori dall'hype parteciperanno al Festival di Sanremo con la canzone Ringo Starr. Sono assurti agli onori della cronaca quando, subito dopo il terremoto, sono scesi in Abruzzo per un mega concerto benefico la cui complessa organizzazione ha ritardato significativamente i soccorsi. Si possono spendere fiumi di inchiostro sulle ragioni dello scioglimento della band, ma forse bastano solo tre parole, Tosca d'Aquino.